arrivo proprio mentre noi siamo qui nelle caselle email di tutti i consiglieri regionali, la nostra mozione di sfiducia, l'ennesima a questo Presidente, ma siamo qui oggi con tutti i parlamentari e i candidati e gli attivisti del Movimento 5 Stelle a chiedere le dimissioni di questo Presidente. Questo perché crediamo che nessun altro consigliere regionale firmerà la nostra mozione di sfiducia, perché da quello che sta emergendo dall'inchiesta giornalistica di Fanpage, almeno poi vedremo quali saranno anche i risvolti giudiziari, c'è dentro sia il centrodestra che il centrosinistra in questa vicenda, tant'è che nessuno, a parte il Movimento 5 Stelle, ha detto una parola su questa vicenda gravissima che attesta che c'è un sistema in Regione Campania dove addirittura dei delinquenti o degli ex delinquenti travestiti da imprenditori possono arrivare a contrattare con i vertici delle società partecipate regionali per uno smaltimento irregolare di rifiuti speciali in cambio di mazzette, o addirittura arrivare a contrattare col figlio del governatore, non si capisce a che titolo visto che non ha nessun ruolo in Regione Campania, per un affidamento diretto per lo smaltimento di ecoballe. Sì, la famiglia De Luca è una famiglia patriarcale, se il figlio è coinvolto in un sistema corruttivo che sembrava così ben organizzato, con le tangenti al 15% per smaltire le ecoballe che poi sono il grande cavallo di battaglia di De Luca, è chiaro che non si possa muovere una foglia che De Luca non sappia, e quindi va rivisto tutto il sistema. Chi è corrotto deve andarsene via dalla Regione Campania, e questo sistema De Luca spero che finisca il prima possibile. Ma poi è possibile che un intermediario nello studio di Roberto De Luca arriva un ex camorrista che entra tranquillamente e parlano come se niente fosse di rifiuti, e dove vanno questi rifiuti? Vanno di qua, bene, poi dopo non voglio sapere niente, cioè è una vergogna assoluta che si possa gestire anche solo un grammo di spazzatura in questo modo, e queste persone non sono degne, questa terra si è ammalata grazie all'atteggiamento e alla corruzione di queste persone, devono essere cacciate definitivamente.